Siamo con Stefano Turi, il tecnico del Dertona. Stefano, sconfitta qui contro una squadra che ha dimostrato di essere molto forte. Nel primo tempo abbiamo sofferto, ci sono stati questi due gol. Un Dertona che ha provato a reagire. Abbiamo trovato un bellissimo gol con Amaradio, ma alla fine non ce l'abbiamo fatta pareggiare. Sì, sì, abbiamo perso una squadra molto forte, quello che lo sapevamo. Dispiace però perché la partita si è incanalata in una brutta maniera, ecco, mi dispiace che poi ci siamo innervositi dopo il primo gol e non dobbiamo prendere il secondo gol, ecco, dobbiamo rimanere in partita. Sono un po' arrabbiato anche con me stesso per quello, ecco, perché secondo me dovevamo rimanere uniti, equilibrati e probabilmente poi le partite, vedi, in secondo tempo cambiano. Avevo chiesto ai ragazzi una reazione perché poi nel secondo tempo era una montagna da scalare, no? Recuperare due gol. Poi le partite cambiano, siamo rimasti in partita, abbiamo avuto anche le palle alla fine per poterla mettere dentro, e per l'impegno e per tutto ce lo saremmo meritato, ma insomma questo è un altro aspetto, dobbiamo ripartire da quello che non bisogna sbagliare quando si giocano questo tipo di partite. Ecco. Era molto difficile recuperare dal 2-0, di positivo però c'è stata la reazione, l'Asti è rimasto in 10, Amaradio ha fatto per me un bellissimo gol, hai provato anche a buttare nella mischia Taverna che per poco non sfiorava il gol del pari, insomma ripartiamo da questi ultimi minuti anche se continua a essere un percorso difficile. Dobbiamo ripartire da questi minuti, il percorso che era difficile lo sapevo anche prima di giocare contro l'Asti, si riparte per forza la reazione, infatti mi dispiace non averla, ecco il tiro di Taverna credo l'ultimo sia uscito di non so di quanto, perché quando poi c'è una ripresa come l'altro giorno dopo andare in svantaggio la squadra mette sempre grande cuore, ecco questo è quello che ho detto ai ragazzi, hanno fatto anche oggi, però a volte bisogna essere anche bravi a non dover sempre ricorrere, andare oltre, essere più equilibrati prima e non prendere dei gol che si possono non prendere prima, ecco. Si riparte da lì per forza, non ci sono altre strade e si va avanti. Non so Stefano se hai già visto gli altri risultati, rimaniamo proprio a margine della zona play-out, ci sono ancora queste 5 partite sulla carta non facili, ma bisogna riprendere il cammino e fare i punti già col Varese. Sì, sì, sulla carta, no, i risultati non l'ho visti perché devo ancora sbollire, quindi non ho avuto ancora voglia di guardarli. Le 5 partite sono difficili, come lo sono state quelle fino ad oggi, non credo cambi nulla, sono partite dove bisogna cercare però di non sbagliare anche in piccoli regali, ecco, dobbiamo rimanere lì attaccati ai dettagli, ecco, all'episodio, a volte anche a non prendere gol, cercando di contenere un pochino la voglia, no? La rabbia per rifarlo subito, ma non va preso il secondo gol come nel caso di oggi. Io vi auguro una buona Pasqua, anche se ci sarà voglia di tornare al più presto in campo per tornare a fare punti. Assolutamente, assolutamente. Ho detto ragazzi di riposarsi, di riprendersi, di tornare motivati come oggi, come alla fine, non cambia niente perché il nostro percorso deve andare avanti e non deve cambiare la voglia di lavorare insieme. Grazie, in bocca al lupo.